L'ANAP è l'associazione dei pensionati che aderiscono a Confartigianato e come associazione dei pensionati si occupa di problemi che riguardano la terza età. In questo ambito è stato iniziato questo progetto che ormai è al quinto anno, che è un progetto fatto con l'Università La Sapienza di Roma in tutta Italia. Viene istituzionalizzata una giornata ogni anno in cui in tutte le piazze d'Italia i volontari di questa associazione si mettono a disposizione di chiunque, sia per dare delle informazioni sulla malattia di Alzheimer. Abbiamo realizzato un volumetto molto pratico, molto agevole, che permette di capire che cos'è questa malattia, quali stili di vita utilizzare per prevenirla, eccetera, eccetera. Ed inoltre, se le persone lo vogliono, possono sottoporsi a un test, che è un semplice test con delle domande, che poi verrà inviato a Roma, all'Università della Sapienza, per costruire un campione, una banca dati. Noi abbiamo poi da anni iniziato un'attività con AMA, l'Associazione dei Malati di Alzheimer di Novara, che è molto conosciuta, e c'è il professor Biolcati e altri medici dell'AMA che sottopongono proprio chiunque a un vero e proprio test predittivo della malattia. Ma il test è un test di, ripeto, più di sensibilizzazione che diagnostico. Non si può attraverso un test solo fare la diagnosi di malattia di Alzheimer, soprattutto perché questa è affidata poi a una complessità di test molto più approfonditi, una batteria di test. Ma questo serve per cercare di sensibilizzare al problema, per esempio, chi ha una familiarità. Soggetti che hanno una familiarità significativa in cui, non so, la madre, la nonna, e parlo al femminile perché in genere è il femminile che domina da questo punto di vista, hanno avuto problematiche di questo genere. Allora lo inviamo al medico curante come risposta e il medico curante poi deciderà se inviarlo al neurologo o al geriatra, dipende dall'età poi qui il problema, cioè se in genere ha superato i 75 anni va dal geriatra, sotto i 75 anni va dal neurologo. Ma direi che l'età più significativa è dai 60 anni in su e l'età invece decisamente più a rischio è sopra gli 80 anni. Con questo ci sono soggetti quarantenni che purtroppo hanno questa patologia, che in questo caso è genetica, quando si ha un'età così bassa. E oppure componente dell'ambiente di cui però sappiamo i fattori di rischio, per esempio possono essere l'ipertensione, cioè l'alta pressione, il diabete, i disturbi del metabolismo dei grassi, la sedentarietà, l'aumento di peso. Questi sono i fattori più conosciuti che possono portare a quella malattia. Ma i sintomi iniziali in genere sono i sintomi di tipo cognitivo come disturbo della memoria recente, che spesso non viene sufficientemente sottolineato perché il soggetto non perde la sua autonomia. Uno può avere disturbi della memoria recente e mantenere tutte le sue attività come prima. Questo è il caso proprio della diagnosi molto precoce, che non è sempre frequente fare, perché uno quando ha disturbi, in genere se è un settantenne o un 75enne, spesso viene identificato col concetto di invecchiamento, dice ma è invecchiato e quindi ha problemi. Questi problemi sono problemi legati alla vecchiaia.